Ciao a tutti da Rita e benvenuti sul mio canale YouTube Rita Chef Channel. Oggi con un pizzico di fantasia partiremo da un impasto di base di brioche che abbiamo già fatto, esattamente l'impasto della brioche della regina, e lo trasformeremo in un dolce natalizio. Mettendo all'interno del nostro impasto Nutella e frutta secca, andremo a realizzare un tronchetto di Natale. Ora andiamo in cucina e mettiamoci all'opera. Per la realizzazione del nostro tronchetto brioche partiamo da un impasto che abbiamo già fatto insieme e per la preparazione del quale vi rimanderò al link che troverete sia alla fine del video come schermata finale e sia in info box in descrizione. Questo è l'impasto della brioche regina. Utilizzeremo poi del cioccolato spalmabile alle nocciole e poi della frutta secca. Quindi io ho scelto delle nocciole in granella, dei fichi secchi, delle mandorle affettate molto grossolanamente, delle noci e dei pistacchi. Tutto qui. La prima cosa che andiamo a fare è imbiancare con un po' di farina il nostro banco e rovesciare l'impasto. È un impasto estremamente soffice, vedete? Quindi aiutiamoci con un pizzico di farina, lo andiamo così a sgonfiare ed allargare. Ora per rinforzarlo gli diamo un paio di pieghe, così. Andiamo ad allargarlo di nuovo e a questo punto tolgo la farina in eccesso dal banco, mi avvicino un foglio di carta da forno e vado ad allargare il mio impasto della misura di questo foglio. Io vado con le mani, se voi vorrete potrete tranquillamente stenderlo con il mattarello. Ci vuole un pochino di pazienza perché l'impasto è molto elastico, però è magnifico così. Ok, a questo punto andiamo a rovesciare il cioccolato all'interno. E lo spalmiamo su tutta la superficie. Resto sempre un pochino discostata dai bordi. Possiamo accontentarci. Ora andiamo a mettere una alla volta tutti i tipi di frutta secca che abbiamo scelto. Noci. Mandorle. Pistacchi. Granella di nocciole. E infine i fichi secchi. Ed ora, aiutandoci con la carta da forno, andiamo ad arrotolare.
tiriamo al contrario. Pizzico il punto d'incontro della pasta. Così che sia ben sigillata. Ora vado a tagliare una parte del mio rotolo per realizzare un piccolo tronco. Giro così il foglio di carta. Vado a creare, vedete, una ramificazione del nostro tronchetto e sigillo anche qui il punto di incontro dei due impasti e abbiamo realizzato il nostro tronchetto brioche. Ora non resta che prendere una teglia da forno e lasciare scivolare il tronchetto all'interno. Così. È veramente molto molto semplice. Prossimo passaggio, andrò a coprire il tronchetto con un tovagliolo e lo lascerò riposare per una ventina di minuti. Passati i 20 minuti, ho preparato come al solito il mio tuorlo d'uovo con 3 gocce di aceto e vado a spennellare la superficie del mio tronchetto brioche. L'abbiamo dipinto completamente. La doratura sarà importantissima come effetto cromatico finale. E adesso ho messo in una ciotolina ancora un pochino di granella di nocciola e qualche pistacchio tagliuzzato. Vado ad unirli così e soprattutto nei punti di incontro così della mia pasta vado a farceli cadere appena appena. Non andrò a cospargere tutto il mio tronchetto, voglio dargli un pochino l'effetto di una corteccia, diciamo, irregolare. Così, senza eccedere. E ora siamo pronti per il forno. Io ho preriscaldato il mio forno a 200 gradi e lascerò cuocere la mia brioche per 20 minuti. Ecco il mio tronco appena sfornato. L'ho chiamato tronco a ragion veduta perché guardate l'effetto proprio come è cresciuto. Adesso andiamo a dare così caldo caldo un'imbiancata di neve. Non a coprirlo completamente, mi raccomando. Così è sufficiente. E ora, prima di toglierlo dalla teglia, lo lascio raffreddare completamente. Ho messo il mio tronchetto su un vassoio da portata, è ancora tiepido, ma chi mi conosce sa che io sono impaziente, quindi voglio andare a tagliarlo così insieme a voi. E adesso vediamo un po'. Credo che non servano parole, questo tronchetto si commenta da solo e i miei impasti li conoscete già, ma questo in maniera particolare con questo ripieno di frutta secca sa veramente di Natale. Bene, lo poggio così. Anche per oggi è tutto, io mi auguro che questo mio video sia stato di vostro gradimento e se così sarà attendo un vostro like e come di consueto vi do appuntamento alla mia prossima video ricetta, invitandovi come al solito ad iscrivervi al mio canale se non siete ancora iscritti, condividere le mie video ricette sui vostri social e cliccare sulla campanella per ricevere le notifiche dei miei nuovi video. Un grande abbraccio a tutti voi da Rita.